eccola la torre raffigurata sul vostro logo. Sì, questa è la torre fiorenzana che è rappresentata nel nostro logo della ditta. Risale al 1286, che è stata costituita dalla famiglia De Sacco. E visto che la nostra fabbrica è sorta proprio alle radici della torre, abbiamo pensato di usarla come logo per la nostra gazzosa. Devi sapere, Roberta, che oltre alla gazzosa al limone abbiamo anche altri 8 gusti. Indovina quali sono? Mandarino sicuro ce l'avete, eh? E uno. In effetti la gazzosa al mandarino è quella che anche si trova più facilmente nei grotti, eccetera. È uno dei gusti più antichi che fate anche voi. Sì, il mandarino è assieme appunto al limone, che è la numero uno, diciamo, delle gazzose, fa parte dei 3 gusti più antichi. Mio bisnonno già nel 1920-1930 aveva già pensato appunto di abbinare dei gusti un po' particolari, in questo caso il mandarino, e poi è venuto anche il lampone. Ah, quindi lampone. Quindi la gazzosa fiorenzana nasce qui a Grono nel 1921. Sì, mio bisnonno Francesco Tonna, che era conosciuto il Czech della gazzosa, ha iniziato la produzione delle gazzose. Lui aveva le sue figlie che lo aiutavano a pulire, a imbottigliare, a preparare le miscele delle gazzose. Da lì è cominciato il cammino della ditta. All'inizio mio bisnonno portava in giro la gazzosa con un piccolo carretto, con cerso anche l'ombrellone, trainato da un cavallo. Una volta alla settimana andava fino a Mesocco e passava a tutti i ristoranti e tutti i grotti e vendeva una bottiglia, 2 bottiglie, 3 bottiglie alla volta, perché a quei tempi lì si beveva solo un bicchiere di gazzosa, no? Ma eravate i primi in Svizzera a produrre gazzosa? No, da quello che so io c'erano già un paio di altri produttori nel Canton Ticino. Siamo tra i primi, però non siamo noi che l'abbiamo inventata. Ah! Mirtillo? E quindi anche la ricetta della vostra gazzosa è stata tramandata di generazione in generazione. Sì, la mia è la 4ª generazione. Speriamo che uno dei miei figli possa continuare e diventare la 5ª generazione. Chinotto? Chinotto? Evidentemente ce ne sarà una al chinotto. Sì. Ma levami questa curiosità, che spesso solo chi abita sul posto sa bene. Sì. Si dice grono o grono? Grono. Grono, quindi grono. Tutte e due le E sono strette. Le O sono strette. Sì. Grono, mi raccomando, O stretta. Sì. Il carretto, il cavallo, una cosa che si ricordano gli abitanti della valle? Ma a me me l'aveva detto, ero piccolo, mio papà. Quindi è proprio una tradizione. Sì, 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 è una cosa bellissima. Eh sì, è una cosa bellissima. Pensare, sì. Tra poco mi devi dire qual è la tua preferita, ma dopo che avremo visto come si fa e magari avremo scoperto anche la ricetta. E la gazzosa come si fa? Acqua, zucchero e poi? Top secret. No, scherzo, la preparazione è molto semplice. Per le gazzose la base è sempre acqua, zucchero, con un'aggiunta di acido citrico. In seguito viene miscelata l'acqua e lo zucchero, viene messa nei vari contenitori che abbiamo in azienda e viene raffreddata. In seguito viene fatta l'aggiunta dei diversi aromi. Usiamo unicamente aromi naturali e in alcuni gusti usiamo anche la polpa. Questo procedimento è ancora dalla ricetta iniziale, cioè dal 1921, non l'abbiamo mai cambiata. Pompelmo? E quante gazzose producete? Arriviamo a imbottigliare più o meno dalle 16 alle 20.000 bottiglie al giorno. Questo dipende anche se facciamo un solo prodotto o se ne facciamo diversi durante la giornata. La nostra produzione è legata moltissimo al tempo. La stagione buona, ottima, diciamo che è l'estate. Un'altra stagione che è anche molto buona è l'inverno, perché lavoriamo molto con le stazioni sciistiche. Comunque è un prodotto che va per tutto l'anno. Grazie
gazzosa all'arancia dolce e all'arancia amara. La gazzosa è entrata a far parte del patrimonio culinario svizzero e anche la bottiglietta di vetro è un po' un simbolo. Quando si va al grotto si vede questa bottiglietta, è subito riconoscibile. Perché è sempre in vetro? La bottiglia con la chiusura a macchinetta è proprio un simbolo della gazzosa. Tutti i gazzosai, diciamo, usano queste bottiglie. Il vetro è molto anche ecologico, noi lo riutilizziamo, c'è il ritorno dal consumatore al produttore, viene lavato e disinfettato e ritorna ancora al cliente. Il vetro è anche riutilizzabile al 100%, quindi una bella tradizione del passato, ma è anche per il nostro futuro. Il 10% della nostra produzione rimane qua in Val Mesolcina e Calanca e il resto, 90%, va nel resto della Svizzera. L'ultimo gusto proprio non riesco a indovinarlo. Ti aiuto io. Grazie. Ecco, questa è la gazzosa all'aroma di bergamotto. Ah. È la nostra ultima creazione. Ormai il mercato richiede sempre innovazioni, richiedono sempre gusti nuovi e ormai bisogna andare un po' dietro al trend del mercato. Andiamo a bere la gazzosa allora. Ecco.